se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare lo sangue con l'umanità. In 60.000 e forse più sono accorsi a Milano per essere presenti al più grosso concerto mai tenutosi in Italia, il concerto per Demetrio Stratos. Musicisti di jazz, di rock e di contemporanea, i settori in cui operava Demetrio Stratos, l'artista 34enne morto a New York il giorno prima del concerto a lui dedicato, sono tutti intervenuti gratuitamente in omaggio dello sfortunato amico. In tanti hanno aderito alla manifestazione voluta dagli stessi artisti, intervenuti proprio per consentire la raccolta dei fondi necessari, sia per pagare le spese ospedaliere che da devolvere alla vedova e alla figlia di Demetrio. Prima del concerto abbiamo ascoltato alcuni amici dell'artista scomparso. Gianni Sassi, operatore musicale e realizzatore delle cose di Demetrio sul disco. Ma non saprei cosa dire. La perdita, il vuoto che lascia Demetrio è incolmabile per la cultura musicale. Questa manifestazione è una prova del tipo di popolarità, del tipo di risposta del pubblico giovanile dà al lavoro di Demetrio, che è sempre stato considerato un lavoro marginale, un lavoro legato solo e elitario, legato all'avanguardia, anche per quanto riguarda l'aspetto area. Qui c'è il pubblico del rock, ecco, il pubblico del rock è un pubblico importante perché Demetrio è partito dal rock, è partito da una musica di tradizione popolare e attraverso vari livelli di consapevolezza è arrivato a ricerche che le hanno collocato come una delle figure più importanti della musica internazionale. Fra i tanti amici di Demetrio, Francesco Guccini. Per Demetrio, poi ho letto oggi proprio venendo in su, insomma, no? Io me lo ricordo a Cuba quando ero quest'estate, stavo bene, insomma, ecco, allora me lo ricordo così. Angelo Branduardi, anche lui è qui. Certo, ovviamente. Cosa vuoi che ti dica, Renato? Cioè, il fatto che una cosa, cioè, tutti quelli che sono qua, come Francesco e me, che sono tanti, è semplicemente una, questo non sarà certo il concerto rock pop o quello che è, ma sono piccole testimonianze perché la musica da sempre ha vinto la morte e le ombre, è sempre servita a questo, allora a maggior ragione oggi. E il concerto ha inizio con gli Aria, il gruppo di rock jazz con cui Demetrio Stratos si esibiva come vocalista. Come se io avessi suonato in un
sogno da una parte, ecco. E poi cioè anche il ricordo è soprattutto la partecipazione di massa che c'è stata e poi questo fatto che ho visto un sacco di artisti che non avevo, che non erano nel, non c'entravano niente con tutto quello che facevamo noi, e poi ritrovarmi con Paolo Tofani e con e tutti insieme a fare questa cosa senza Demetrio è stato molto strano, ecco, non so definire esattamente la sensazione, perché è comunque una cosa che rimane dentro di me e forse c'è anche una certa resistenza a tirarlo fuori. Dopo gli Area è Francesco Guccini il primo a dedicare un brano a Stratos, canzone per un'amica. Lunga di vita correva la strada, alto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino lui sorrideva, vicino lui sorrideva. Forte la mano, teneva il volante, forte il motore cantava,
vita, ma ti ho incontrato la morte, ma ti ho incontrato la morte. Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati, se presto hai dovuto partire. Vittorio, Pierluigi, Francesco, Banco del Mutuo Soccorso. Dunque così, proprio di corsa, perché il tempo è quello che è. E volevo dire solamente questo, questo incontro, questa grandissima presenza spiega e si spiega da sola. Quindi grazie veramente a tutti. Thank you.
Ciao. E ora la volta di un altro amico e compagno di Etichetta Alternativa di Demetrio, Eugenio Finardi. Prima di fare una o, se c'è tempo, due canzoni nostre, io volevo fare un pezzo, è un mese che si deve fare sto concerto, che è un vecchio gospel, una canzone di 60-70 anni fa, uno spiritual, no? Che si chiama Hold On e vuol dire tieni duro, no? Da ieri al limite ha un altro senso, comunque... Decisi di suonare Hold On pochi secondi prima di salire sul palco, perché il blues è la mia musica segreta, quella che canto quando io ne ho bisogno. E quel giorno avevo bisogno proprio di Hold On, che insieme a Motherless Child è il mio rifugio più intimo, perché Demetrio era mio amico. Mary was thrilling the chain. Well, on each link is Jesus' name. Keep your hand on that bind. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your hand. Mary, Moses, and Luke, and John. Well, all of them are prophets, are dead and gone. But keep your hand on that vine. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your hand on that vine. If I could, I surely would go where Mary and Jesus stood. But keep your hand on that vine. Oh, hold on. Oh, hold on. Oh, hold on. But keep your hand on that vine. Hold on. Mary and Moses and Luke and John. Well, all of them are prophets, are dead and gone. You just gotta keep your hand on that vine. Hold on, hold on, hold on. Oh, hold on. Oh, hold on.
C'era un tipo che viveva in una baia, era il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come era un mare. Lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Si esercitava continuamente per sviluppare quel talento rapporto che è nascosto tra le pieghe della mente. Nella notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere e portare. Diceva extraterrestre, portami lì, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su due ricominciare. Questo suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore sul pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un po' è terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, tenete intero con cui giocare. Lentamente la corsa che va verso è stata una dolce sicurezza, l'universo mi affonderà, e dice extraterrestre, portami lì, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, venimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Ora Roberto Vecchioni, accompagnato da Carlo Coccioli e da Lucio Violino Fante. Non voglio che tu sia felice, ma sempre contro, finché ti lasciano la voce, vorranno la foto col sorriso deficiente, diranno non ti agitare che non serve a niente. E invece tu grida forte, la vita
contro la morte. E figlia, figlia, figlia sei bella come il sole, come la terra, come la rabbia, come il pane. E so che ti innamorerai senza pensare. E scusa, scusa se ci vedremo poco e male, lontano. Mi porta il sogno, ho un fiore, qui dentro il pugno. Ciao, grazie. Grazie anche a Lucio e a Carlo. Gigi Menegoni alla chitarra solista, Paolo Franchini al basso elettrico, Ludovico Einaudi alle tastiere, Luigi Colarullo alla batteria, Marco Astarita a percussioni varie. Se da dietro siamo pronti, io credo che potremmo partire, no? Menegoni and Company. Senza piume, mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Ed in mente mi torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi. Ma mi vogliono bene come ai campi, alla pelle e dalla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati ancor temete, Signore del cielo e gli abitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma
ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina sua compagna. E quando incontra un vetturino gli torna in mente il suo concio natale, e vorrebbe la coda del ronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi uccinosi, ma è caro il grugno sporco dei squini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato di infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi dormire. Dal nido di quell'albero le uova per rubare salivo fino in cima, ma sarà la sua chioma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di Monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore di pensieri sugli stessi, sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che mi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia voglio gridare contro il disco della luna. La notte è così tersa, e forse anche morire mi fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. Un Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo, giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che topo. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome, voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese senza nome. Con Angelo Branduardi riprende la seconda parte di questo che è stato certamente il più grosso concerto tenutosi negli ultimi anni in Italia, con presenza di oltre 60.000 persone. Il concerto per Demetrio è stato, lo ripetiamo, organizzato dagli stessi artisti, tra i più noti in Italia, intervenuti gratuitamente per raccogliere fondi per la famiglia dell'amico Demetrio, morto a New York il giorno prima del concerto. Come è noto, Demetrio Stratos negli ultimi anni alternava la sua attività di cantante rock con lo studio dell'uso della voce, sviluppando incredibili tecniche di polivocalità. Meglio noto a un pubblico più vasto come il cantante degli Area, di recente gli era stato dedicato un servizio dalla rubrica Nero su Bianco, da cui stralciamo alcuni brani. Con Demetrio Stratos siamo dinanzi a uno showman proveniente dalle file della nuova musica che egli arricchisce con le sue eccezionali doti vocali. Gli atti fonatori di Stratos sono imprese affidate non solo alle sue corde vocali, ma anche alla potenza di emissione, alla mimica facciale, all'accompagnamento di una gestualità tesa e drammatica. Un termine molto opportuno per indicare questa compresenza di tutti i possibili contributi dei sensi e delle facoltà fisiche è quello di performance. C'è in queste performance una felice convergenza fra le varie arti, a un livello di voluta elementarità e povertà, proprio per ritrovare le forme nude delle origini, per recuperare un paradiso terrestre che sta in un passato mitico, ma anche in un futuro a cui le risorse sempre più ricche della tecnologia elettronica
potrebbero condurci. Gianni Emilio Simonetti, critico di contemporanea, ma soprattutto realizzatore di dischi e di scritti sulla contemporanea, ha lavorato con Stratos in diverse occasioni e gli chiediamo che cosa rappresenta e rappresentato Stratos nella musica contemporanea, cioè un cantante proveniente dalla musica rock, dalla musica leggera, se vogliamo, che si affaccia in situazioni che derivano invece dalla musica colta e che ha detto delle cose nell'ambito, insieme proprio alla musica mondiale oggi. Beh, io direi che a dispetto del successo di questa sera, il lavoro di Demetrio per quanto riguarda il discorso sulla voce e per quanto riguardano le sue ricerche nell'ambito della sperimentazione intorno alle problematiche di questa voce scomparsa, che è la voce dell'uomo, rappresentano un punto probabilmente insuperabile, almeno allo stato attuale, non solo della ricerca, ma anche dei risultati pratici. In altre parole, Demetrio Stratos è riuscito ad inserirsi in una tradizione, direi positiva, del rapporto della voce con l'uomo e dunque di questa voce con l'eros dell'uomo, che direi parte da D'Artaud e arriva a lui attraverso la critica di Bataille, per esempio, o attraverso determinate ricerche della psicoanalisi contemporanea o di altri campi analoghi. Un'autorità, Roberto Ciotti. Abbiamo visto aspetti di Demetrio Stratos più rigorosi, polivalenti, ma non dimentichiamolo, Demetrio Stratos era anche un cantante rock. Riprendiamo il concerto col blues, che è la radice del rock. Don't want a woman wants to be my wife. Don't want a woman wants to be my wife. A little lover makes me feel right. Don't want a woman wants to make me cry. Don't want a woman wants to make me cry. Need a lover who knows as soon as I got. Gotta sing it, man. Sing it, man. Sing it, man. Sing it, man. Gotta shake it, mama. Shake your boogie for me. Flavio Premoli e Roberto Colombo alle tastiere, Patrick Givas al basso, Franz Di Cioccio alla batteria, Lucio Violino Fabri, per la prima volta ufficialmente insieme alla PFM, Francone Mussida, premiata Forneria Marconi. Thank you.
E ora la volta della partecipazione di artisti di musica contemporanea al concerto. Il difficile compito spetta proprio a Giancarlo Cardini, al cospetto di un pubblico in massima parte consumatore di concerti rock. L'azione, la performance di Cardini è fortemente provocatoria. Il primo brano che esegue è Novelletta di Silvano Bussotti e dello stesso Cardini. La partitura di Solfeggio parlato che Cardini eseguirà poi è di Paolo Castaldi e avrebbe dovuto inciderla proprio in questi giorni Demetrio Stratos. Thank you.
sol sol fa, re do do si, mi re re do, do sol fa fa mi. Sol pa pa mi, de non do si si la da sol pa pa mi mi, de non do si si la da sol. Do, da re si, sol pa re, la sol re, si, la re do, si sol do la re do re. Do re. Re do do, do si si, la sol do pa pa mi mi. Re do do, do si si, la sol do pa pa mi mi re. Sol mi la pa re, si sol do mi. Re, sol, do, mi, re, sol, fa, si, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, re. Si, la, sol, fa, mi, re, re, do, do, si, la, sol, fa, mi, mi, re, re, do, do, si. La sol, la sol, si, re, sol, si, re, la, do, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, mi, re, mi, re, mi, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, re, sol, la, re, la, re, fa, 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 fa. Mi fa sol fa mi re mi re mi sol fa re mi re mi sol fa re mi re mi fa sol sol si la si la sol mi la si do do re mi fa mi re do re la re mi fa fa sol la si la sol fa sol sol la si la do si la si sol do re mi fa sol sol la si la do si la si sol la si do re mi mi. Mi fa sol fa la fa sol mi, si la sol la mi, da si la si mi, la si do mi do, la sol la do fa, la mi fa la re, re do re fa le, la mi fa la re fa si la si fa sol sol mi do re fa, sol mi fa la re fa si la si fa sol mi do, mia, si, la sol, la, do fa, sol, si mi, do, mi dal la mi, si, re sol sol, la, do fa, sol, la, sola, la si, sola, si do, si la, sola, mi la, la si, sola, sola, si do, la sol, si mi, fa, la re, mi, la do, si sol, mi do, si la, la fa, do, fa, sol, mi, si, mi, fa, re, la re, mi. La si do si do re mi fa sol la sol la re mi si do sol la. Che serata indimenticabile, presente, indelebile nei miei ricordi, il Concertone 1979. Tanti musicisti, tanti amici, tutti per il grande Demetrio, che era un grande artista, oltre ad essere una persona straordinaria. Mi ricordo sul palco c'era questa grande voglia di fare qualcosa per Demetrio, c'ero io, Gaetano, che stavamo preparando la tarantella del Vibrione. E quindi devo dire che sono orgoglioso di aver partecipato a quel concertone. Grazie, grazie e grazie anche alla Clams che ha fatto sempre grandi cose. Thank you.
Erano tanti gli artisti che hanno suonato e non saremmo mai riusciti a presentarli tutti. Abbiamo preferito comunque per alcuni dare ugualmente una testimonianza della loro partecipazione, come il caso di un gruppo musicale che si autodefinisce di rock demenziale, gli Schiantos, che qui anziché suonare recitano provocatoriamente poesie demenziali, in pratica dei nonsense come questo Ehi Buba. Ehi Buba, tu che non leggi mai più di 3 pagine in un libro perché alla quarta ti addormenti sempre. Ehi Buba, tu spendi tutti i tuoi soldi in dischi. Ehi Buba, ehi Buba. Ehi Buba, tu non riesci a stare con una donna più di 2 settimane. Ehi Buba, per te saranno guai. Grazie. Amici, Antonello Venditti. Thank you.
Luciano Francisci alla fisarmonica, Maurizio Gianmarco sax, Ares Tavolazzi basso, Giulio Capiozzo batteria, Pasquale Minieri chitarra, Piero Brega voce, Mauro Pagani violino e sono i Carnascialia. Al gruppo si aggiungono per l'occasione Teresa Desio e Tony Esposito. Devo dire una cosa molto importante, che non ho nostalgia, io non sono un nostalgico, ma sicuramente da un punto di vista artistico, quel grande periodo, quel grande fermento, forse oggi sarebbe ancora così valido riproporlo, riproporre su un palco un'energia non legata al consumo, a quello che è la mediazione del consumo, del marketing, ma veramente all'essenza della musica, come allora c'era. C'erano musicisti, ricordo che forse non eravamo pagati per la maggior parte dei concerti, non portavamo i soldi a casa, ma portavamo un entusiasmo pazzesco, perché c'era l'orizzonte di quello che poi dovevamo fare nella nostra vita, crescere da musicisti, vivere da musicisti. Quel concerto che era nato come un'idea per raccogliere fondi per far curare Demetrio e si era trasformato dalla sera prima, quando c'era arrivata la notizia purtroppo che Demetrio se n'era andato, si era trasformato in qualcosa che noi non volevamo fosse una commemorazione, questo me lo ricordo benissimo. Volevamo che ci fosse comunque un'esplosione di energia, perché sentivamo che questa era l'energia che dovevamo mandare dall'altra parte dell'oceano, perché lui stava a New York. Lasciamo l'ultimo spazio, l'ultimo saluto a Demetrio Stratos, agli Aria, il gruppo di Demetrio, cui si ricongiunge per l'occasione Paolo Tofani. Questa è la loro famosa Internazionale. Molte delle persone che hanno preso parte a quel concerto non avevano niente a che vedere né con gli Aria né con Demetrio. Quindi è stato un momento di grande, se vuoi, tristezza, perché c'era questo vuoto che aveva lasciato Demetrio. E poi c'era la consapevolezza di vedere che c'erano le persone che usavano quel momento per poter in qualche modo fare il loro verso, come diceva Gianni Sassi. Allora io in quel periodo, durante quel concerto, sono stato messo dentro il furgone, c'era uno studio mobile che era fuori dall'arena e io ero lì dentro a registrare. Quindi ero veramente molto triste, arrabbiato, e solo quasi alla fine sono venuti a chiamarmi perché volevano che insieme agli altri che erano presenti suonasse l'Internazionale.